Liturgia, 33ª settimana, tempo ordinario, anno dispari, giovedì. Stiamo vivendo un po' con Israele la sua storia, ma è anche la nostra storia, la vera resistenza contro il peccato. Il re ha inviato messaggeri per costringere al tradimento, all'apostasia. Così descrive il fatto l'autore sacro nel primo libro dei Maccabei. Mattatia è l'iniziatore della famiglia dei Maccabei. Lui, i suoi figli, si raccolgono in disparte, mentre molti israeliti andarono con i messaggeri del re. Si sentì forte la voce di Mattatia. Mentre era a lui domandato di mettersi dalla parte del re, avrebbe ricevuto oro, argento, doni in quantità. Mattatia rispose a gran voce: anche se tutti i popoli dovessero obbedire al re, io, i miei figli e i miei fratelli cammineremo nell'alleanza dei nostri padri. Mentre lui parla così, uno dei giudei va a sacrificare. Lo zelo lo investe. Fattesi avanti di corsa, lo uccide sull'altare. Poi grida ancora più forte: chiunque ha zelo per la legge e vuole difendere l'alleanza, mi segua. Deve fuggire con i suoi figli, i suoi fratelli, i suoi monti. Altri prenderanno dimora nel deserto. Sono fatti della storia di Israele. Lo zelo di una famiglia che trascina alla vera resistenza contro il male. Non si può tradire l'alleanza con Dio. Nel Vangelo è Gesù che si avvicina alla città di Gerusalemme, ma alla vista della città Gesù piange. È il pianto di Dio. Gerusalemme non avrà pace. E Gesù annuncia in profezia: per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno, innalzeranno trincea, porranno l'assedio, distruggeranno i tuoi figli e tutto dentro di te, non resterà pietra su pietra. Qual è il motivo di questa colpa, di questa condanna? Perché non hanno riconosciuto l'ora di Dio, l'ora della misericordia, l'ora della visita del Figlio di Dio. Il Salmo 49 lo diceva, che a chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Ma è ormai troppo tardi. Il pianto di Gesù, il pianto della madre di Gesù. Ieri sotto la croce Maria, oggi le sue lacrime di madre. Ognuno di noi può consolare Gesù e la madre di Gesù. Sì, Dio piange. Piange sul nostro peccato. Con lui piange Maria, la Madre di Dio, e tutta la Chiesa.